Ho appena commentato con il collega Graziano Manno, oggi in campo c'era una sola squadra, il Carbonia. Sì, abbiamo fatto veramente una bella prestazione, siamo molto contenti, comunque venivamo da due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. La verità è che alleniamo un gruppo di ragazzi veramente fantastico, perché lavorano molto bene, sono un gruppo di professionisti serio. Ci siamo guardati prima della partita e eravamo consapevoli che oggi avremmo fatto una grande prestazione, perché probabilmente nelle altre due partite di campionato abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Sicuramente questo deve essere un punto di partenza per il proseguo del campionato. Sono molto contento perché comunque la squadra ha giocato con delle idee, ha giocato con la giusta cattiveria, col giusto piglio questa partita. Sono anche contento perché i titolari, nell'undici titolari di questa squadra c'erano tre 2005, due di questi erano due attaccanti. Di questi tre sono veramente contento per la prestazione di Lorenzo Sartini, che è un ragazzo su cui crediamo, è un ragazzo che lavora sempre al 100% durante la settimana e ha già fatto una partita straordinaria. Quindi sono tanti fattori che ci fanno ben sperare, che ci danno fiducia, che ci danno motivazione. Speriamo già da domenica di poter dare continuità alla prestazione di oggi. Tutto questo senza un giocatore importante, potrei dire anche fondamentale per questa squadra, come Federico Capelli, assente per squalifica, e anche un altro over, Luis Casas, che non fa più parte del progetto per scelta societaria. Quindi proprio un'infornata di gioventù, possiamo dire. Sì, Federico Capelli è un giocatore molto importante per noi. Tra l'altro è un ragazzo che è della Campania, però si è inserito in questo gruppo in una maniera perfetta. È un ragazzo, un altro grandissimo lavoratore. Oggi la sua assenza poteva farsi sentire, però la coppia di centrali che hanno giocato Andrea Mastino con Ayrton ha fatto benissimo. In generale tutta la linea difensiva ha fatto quello che doveva fare. Sì, abbiamo giocato con 3-2005, ma noi crediamo in questi ragazzi, ma perché comunque in allenamento si allenano bene. È giusto che abbiano dello spazio in campo, che possano giocarsi le loro opportunità, come appunto, ripeto, come Lorenzo Sartini, che ha fatto il suo esordio dal primo minuto, ha fatto una partita eccezionale. Nonostante fisicamente non sia un toro, però diciamo è un toro nella testa. È un ragazzo che... ancora da formare, diciamo. È un ragazzo mentalmente dritto, tra virgolette, perché comunque si sbatte, corre, è uno anche spigoloso. Sicuramente deve migliorare, deve crescere dal punto di vista tecnico, ma è un ragazzo che ha una volontà incredibile, quindi... ha una buona base di partenza. E chi sorprende ancora è questo ragazzo 2006. Sorprende anche il tecnico che lo manda in campo, ma che in campo, a parte le difficoltà incontrate Iglesias, con un giocatore di esperienza eccezionale come Montero, non fa pentire mai il tecnico di averlo messo in campo, Danilo Cocco. Ma sinceramente io non sono d'accordo sulla prestazione di Danilo contro l'Iglesias, perché secondo me ha fatto una partita comunque ordinata e non era facile, perché aveva un divario fisico notevole. Sì, un divario fisico, poi l'Iglesias metteva molte palle sopra nella sua zona, quindi è normale che un ragazzo che possa riscontrare delle difficoltà in una partita del genere. Oggi, come è entrato in campo, comunque ha fatto due o tre cose di qualità, e anche lui è un altro ragazzo. Non molla mai. No, è uno tignoso, è uno molto testardo in campo, è un altro grande lavoratore, perché questo gruppo è fatto di tanti lavoratori che in allenamento veramente danno il 100%. Ultimissima battuta, adesso che diciamo c'è qualche partita alle spalle, si ricopre il campionato, ma le emozioni che sta vivendo Diego Mingioni in panchina sono diverse da quelle che ha vissuto fino a ieri da preparatore atletico?
E in panchina, vabbè, oggi è in tribuna. In panchina, in tribuna, insomma. Sì, ma è come una panchina lontana, diciamo. Sì, sì, per me sono botte di adrenalina, di energia incredibile. Diciamo che a 31 anni si possono sopportare, dai. Sì, sì, si è iniziato ad allenare perché comunque probabilmente nella mia vita ricercavo questo tipo di sensazioni, di adrenalina. Forse non dormire la notte prima, non dormire se va male la notte dopo. Sì, sì, son tante cose. Poi io sono tipo un po' ansioso, anche da preparatore lo ero, quindi non è che la vivevo benissimo neanche da preparatore, però... Ovviamente l'allenatore... Ricordo la reazione l'anno scorso a Muravera, cioè 2 anni fa a Muravera, quando ha segnato Khalifa l'ha messa all'incrocio e tu urlavi dietro la rete, ma dove l'ha messa, dove l'ha messa? Sì, sì, al di là di quale sia il mio ruolo all'interno di uno staff, comunque io vivo il lavoro che faccio come la cosa più importante, e poi mi piace, la domenica a me mi piace, perché comunque, ripeto, è una botta di energia. E il mercoledì pure, diciamo, dai. Sì, sì, domenica, mercoledì, anche le amichevoli. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Graziano Mannu, oggi in campo c'era una sola squadra. Dove era rimasta la Villa Cidrese? Prima di tutto bisogna fare complimenti al Carbonia, che ha meritato di vincere questa partita a Villa Cidro. Questa è la parità, sono 2 squadre comunque giovani, credo con lo stesso obiettivo che è quello della salvezza, quindi una squadra giovane come la nostra ci sta anche che qualche parità la possa steccare. Il gol subito, quasi subito, al quale la squadra proprio non ha saputo reagire, forse proprio di testa. Sì, il gol ci ha un pochettino tagliato le gambe, considerando che noi tutte le partite abbiamo fatto non avevamo mai subito gol. Il primo gol probabilmente non eravamo ancora consapevoli del fatto che subire il gol non significa abbassare la testa, ma significa reagire. Questo lo miglioreremo, ci servirà come esperienza e ce lo porteremo dietro. Un campionato che è appena agli inizi, però nel quale mi pare che si possano già intravedere quelle che sono le squadre che puntano in alto. Assolutamente sì, ci sono delle squadre che hanno investito parecchi soldi per vincere il campionato. È comunque un campionato difficile, perché non è detto che chi spende e investe di più alla fine vince il campionato, una solo vincerà e gli altri dovranno comunque girarli intorno, giocarsela fino alla fine per raggiungere una salvezza o playoff. Che emozione è giocare contro il Carbonia? Allora, il derby non l'avevo mai fatto allenatore, solo da giocatore, quindi diciamo che una volta che sei concentrato sulla gara, dopo passa tutto quanto, il rammarico c'è aver perso, però comunque quando una squadra come il Carbone ha meritato i 3 punti, va solo detto bravi, un applauso a loro. Ma sinceramente Graziano Mannu è rimasto sorpreso da questi ragazzi del Carbonia, che oggi sembravano sicuri di sé stessi, non hanno avuto timore anche nei momenti in cui la Villa Cidrese in qualche modo ha cercato, insomma, ha bozzato un tentativo di reazione. Allora, non mi ha sorpreso moltissimo quello che ha fatto il Carbonia, mi ha sorpreso più il non giocare della mia squadra, che è la prima partita che noi stecchiamo, però come ho detto prima ci può anche stare, perché è una squadra comunque giovane, dove ci butti dentro 4-5 giocatori comunque che sono arrivati quest'anno e bisogna comunque formare ancora un gruppo. Siamo stati bravi nelle prime partite, adesso dobbiamo solo prepararci, allenarci bene per il prossimo. E poi diciamo che anche l'espulsione di Palermo un pochino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso colmo, già colmo, no? Assolutamente sì, è quello che ho già detto adesso alla squadra prima di andare via, che probabilmente abbiamo regalato le 5 ammonizioni e un'espulsione, e una squadra come la nostra non può giocare, è condizionata su questo, dove 2 difensori, 2 centrocampisti e un attaccante ammoniti già al primo tempo, questo comunque cambia un pochino le cose. Anche perché il campionato non finisce oggi, lo dico sempre, quando una stazione sembrava compromessa non è il caso di aggravarla anche per il futuro. Assolutamente, anche perché il campionato, come dici tu, è lunghissimo, ormai poteva essere quasi andata oggi. Tengo la calma e so che è stata una domenica storta, come ne capiteranno tantissime altre, che magari va a vincere contro squadre sulla carta più forte di noi e perderai con squadre che magari in questo momento possono avere meno punti di noi, ma non per questo sono inferiori. Nicola Serra, gran partita. Oggi dicevo che i 2 tecnici, una sola squadra in campo, avete letteralmente dominato, non avete subito un tiro in porta, ma poi quella ciliegina, quel gol da metà campo, che sei ancora giovane, ma ricorderai per quanto starà in campo su un campo di calcio. No dai, ci tenevamo a far bene oggi, abbiamo approcciato benissimo la partita, come ci ha chiesto il mister, tutta la settimana praticamente, dovevamo rifarci dopo le 2 sconfitte in campionato,
è andata bene. Il gol l'ho tentata, è andata bene. L'hai visto un po' fuori dai pali, un po' distratto. L'ho visto fuori dai pali, ho calciato e è andata bene, meno male. Ma avete letteralmente dominato la scena, cioè non li avete lasciati proprio respirare dall'inizio alla fine, dopo il primo gol. Sì, te l'ho detto, siamo partiti bene, poi abbiamo fatto il gol, sono sincero, c'era solo una squadra in campo, poi loro con l'espulsione ancora di più, noi abbiamo proprio dominato tutta la partita, non riuscivano mai a venirci a prendere, quindi bene. È un campionato ovviamente in salita, difficile, con tanti giovani, l'obiettivo primario è quello di conservare la categoria, però mi pare che con qualche inserimento, perché ci sarà sicuramente, questa squadra qualche soddisfazione se la potrà togliere, senza sogni di gloria che sono destinati a riservati ad altri. Per quanto riguarda qualche inserimento, non lo so, lo deciderà la società. Io sono partito con... non voglio salvarmi, io sono ambizioso. La salvezza, sì, ok, certo, dobbiamo mantenere la categoria, però io voglio fare di più, più della salvezza. Vediamo dove potrà arrivare questa squadra. Sono giovani che mostrano segnali di crescita importanti. Sì, sono tutti bravi, giovani bravi. Tu sei quasi senatore, sei del 99. Sono uno dei più vecchi, ho 22 anni. No, però sì, sono tutti bravi, poi in allenamento sono tutti carichi, fanno a 2000, è giusto, hanno il giusto atteggiamento. Tu gliela dai la carica, qualche volta anche sopra le righe, no? Qualche volta bisogna controllarsi, soprattutto... quando le partite sono già decise, si rischia di compromettere il seguito, no? Lo dicevo anche a Graziano Manu per i suoi, insomma. Sì, sì, bisogna stare sempre dentro la partita. Io ogni tanto esco fuori. Esci fuori, perché sì. Perché sono così caratterialmente. Devo migliorare tanto limite, su quell'aspetto. È il limite. È un mio limite, esatto. Però sicuramente l'agonismo è importante in questa categoria, no? Sì, certo. Sono tutte partite difficili, tutti che danno il 100%. Sono praticamente, per noi sono tutte finali. Dobbiamo approcciare tutte le partite così. Graziano Manu era la prima volta che affrontava il Carboni ad avversario da allenatore, lo ha fatto da giocatore, forse si aspettava un mercoledì diverso. Sì, l'ho avuto il mister in rappresentativa, è un grandissimo allenatore, è andata bene a noi questa volta, non posso dire niente. Diciamo che comunque sia lui, nell'amarezza di aver perso con la sua squadra, il marchio di Carboni gli resta, la sua città. Certo, lui ha fatto la storia a Carboni. Sette anni da allenatore oltre e tanti da giocatore. È da giocatore, quindi Carboni è una figura importante, il mister. Adam Idrissi, in questa categoria, nei giornali, nei media, non si usa mettere i voti ai giocatori. Dovessi farlo, dovrei scrivere senza voto, non hai fatto un solo intervento, non sei stato chiamato a un solo intervento. No, non sono stato chiamato a un solo intervento perché la squadra è stata compatta, abbiamo giocato bene, abbiamo gestito il possesso del pallone, siamo stati ordinati, quindi penso che veramente io sia stato inoperoso oggi. 3-0, un rigore sbagliato, una partita dominata. Una partita che sicuramente è stata dominata sul fatto del palleggio, siamo stati, come ripeto, molto ordinati e quando non siamo mai entrati in bambola, diciamo. Abbiamo sempre gestito, sapevamo che era una partita importante, siamo arrivati carichi e motivati al punto giusto. Nonostante foste riduci da due sconfitte anche pesanti, perché iniziare con due sconfitte non è mai piacevole. No, non è mai piacevole, però si volta sempre pagina, ogni partita è a sé e, come ripeto, noi lavoriamo in settimana appunto per preparare partita dopo partita. Stavolta siamo stati bravi e per me c'è da farci solo i complimenti per oggi. Con tanti ragazzi, tu, anche tu, Serra del 99, tu sei del 2001 se non sbaglio, 2000, del 2000, ma ci sono i 2005-2006 che ti rendono quasi papà. Vabbè, papà no, perché comunque io sono giovane, poi con la testa sono un pochino così, però cioè, c'è da dire che siamo una squadra giovane, il fatto che siamo tutti giovani ci motiva a dare di più. Diciamo che siccome ci manca l'esperienza, diamo il 100% per il compagno che abbiamo a fianco e andiamo il doppio degli altri rispetto a quello che poteva essere con Grandi o cose del genere. Anche perché avete un allenatore, oltre che un altro preparatore atletico, due preparatori atletici, diciamo che l'atletismo dovrebbe essere uno dei vostri pezzi forti, no? Sì, allora io parlo anche del gruppo portieri in questo caso e penso che tutto lo staff sia veramente fantastico perché ci martellano in settimana e arriviamo spensierati alla partita. Come hai detto tu, veniamo da due sconfitte, il fatto che non siamo entrati in blackout, bisogna dare i meriti allo staff secondo me. E se ci fosse anche diciamo, il conteggio del possesso palla, oggi emergerebbe che avete fatto un giro palla straordinario.
Sì, secondo me la partita è un po' lo specchio di Iglesias, abbiamo gestito molto bene il pallone, appunto che siamo ragazzi, girare il pallone così ed essere così giovani è bellissimo, io che poi lo vedo da dietro la porta, per me era uno spettacolo oggi la partita. Anche se i tifosi della Villa Cidre si aspettavano sempre l'errore nella costruzione cosiddetta dal basso. Vabbè, fino a quando lo aspettano loro l'errore, l'importante è non commetterlo, poi a me questo non importa.